musica, arte, stupore. Lo Sferisterio di Macerata riesce ancora una volta a sorprendere e a offrire uno spettacolo unico. Thom Yorke e Johnny Greenwood, rispettivamente voce e polistrumentista dei Radiohead, hanno incantato il pubblico ripercorrendo gli straordinari brani della loro trentennale carriera, da Daydreaming a Karma Police, un concerto pensato e reso possibile grazie all'iniziativa di Arte Pro Arte, realtà impegnata, come in questo caso, nella raccolta fondi per le aree colpite dal terremoto e, in particolare, come è possibile vedere sul sito arteproarte.org, per il recupero del patrimonio artistico della Regione Marche, volontà che ha ispirato all'acquisto del biglietto il pubblico proveniente da tutta Italia e dall'estero. Ciao, io vengo da Guardia Grele, gli altri vengono da Chieti, quindi Abruzzo, e niente, siamo qui per sentire Thom Yorke, il cantante dei Radiohead, insomma, per goderci un concerto. Una ragione in più anche la solidarietà per i paesi terremotati. Ovviamente sì, anche per quella ragione, quindi proprio per questo ci fa piacere essere qui in questa città che è Macerata, anche perché anche noi siamo molto vicini al tema del terremoto. Vengo da Perugia, esattamente da Masciano, vicino Perugia, Umbria, e penso che sia un'iniziativa veramente degna di nota e di valore, perché è veramente un'opera di beneficenza che loro hanno fatto e sarà sicuramente, penso, ben apprezzata da tutti, anche da chi sfortunato non è riuscito a prendere il biglietto. Ciao, da dove vieni? È la prima volta che sei qui a Macerata allo Sferisterio? Ciao, vengo da Teramo, sì, è la prima volta che vengo in questo posto, so che è molto bello. Considerando il fatto che faccio parte del territorio del cratere, Teramo è un'altra delle grandi città colpite dal terremoto, principalmente per quello, quindi per fare solidarietà anche verso la mia città e poi per i Radiohead, perché sono una vita che li seguiamo, quindi ci piacciono parecchio. Allora, io sono Mauro, vengo da Roma, ma sono di Torre del Greco, provincia di Napoli. È la prima volta che veniamo qui, io e Marcella, la mia compagna. Siamo rimasti molto colpiti dalla bellezza di questa città e speriamo stasera di assistere a qualcosa di, a quanto pare, unico, quindi siamo molto emozionati. E il gruppo di per sé ha un richiamo e un fascino per noi molto, molto grande, come si può immaginare. Sapendo che c'era anche questa opportunità di fare qualcosa di concreto, abbiamo colto la palla al balzo e siamo felici, felicissimi di averlo fatto. Sono contento che ci sia questo grande evento qui, un po' anche per pubblicizzare probabilmente Macerata, che è poco conosciuta, credo, in Italia, se non per fatti probabilmente poco piacevoli, no? Io sono siciliano, della provincia di Messina, non sono venuto apposta, però ho scoperto un mondo che conoscevo poco e penso che ci ritornerò per fare magari più giorni di vacanza. Credo che tutti noi dobbiamo contribuire comunque, da un lato facendo conoscere già queste terre e diciamo promuovendo queste terre già riusciamo in qualche modo anche a favorire afflusso di persone che possono favorire anche la ricostruzione magari di ciò che è stato diciamo purtroppo distrutto da questi eventi avversi. Però penso che anche questi grandi eventi promossi dalla cittadina di Macerata, anche da questi grandi come dire, artisti, quali sono i Radiohead, sicuramente favoriranno, credo, buona parte di ricostruzione della zona. Vengo da Venezia, sicuramente è una grossissima aggiunta al fatto che sia a scopo benefico, trovo una cosa rarissima. Devo dire che l'evento mi ha anche permesso di poter visitare comunque un luogo in cui non avrei forse, probabilmente, essendo comunque anche la distanza, mai messo piede, quindi è una grande attrazione. Quale comunicazione c'è del terremoto dalle tue parti? Secondo me bassa. Secondo me l'informazione, la sensibilizzazione è arrivata però in maniera ambigua o comunque in maniera parziale. Veniamo dalla provincia di Avellino. È vero che siamo fan dei radio ed è sicuramente questo il motivo principale per cui siamo venuti, però fa sicuramente piacere motivo insomma di unire al piacere di assistere alla propria band, anche l'opportunità di fare qualcosa per i terremotati, quindi fa piacere, sicuramente un doppio piacere.
ormai marchigiano d'adozione, ha vissuto nella sua casa nel Fermano le scosse di terremoto dell'agosto e dell'ottobre 2016 e ha voluto esorcizzare la paura di quei momenti proprio attraverso il concerto, per non dimenticare che ha perso tutto e tenere alta l'attenzione mediatica sulle Marche, dando il proprio supporto per il restauro delle opere d'arte della regione. Il concerto è stato aperto da un gruppo spalla d'eccezione, formato dal quartetto d'archi composto da Aldo Campagnari, Cristiano Giuseppetti, Vincenzo Starace e Federico Bracalente, con l'aggiunta di Daniele Di Bonaventura al bando neon. Poi il pubblico ha accolto l'atteso duo che si è esibito su un palco senza fronzoli, reso memorabile dalla voce e dalle note degli artisti che hanno dato vita a una scaletta di 21 brani. Infine, tra gli eventi complementari al concerto, anche la mostra fotografica di Legambiente sui beni culturali recuperati dopo il sisma. Come nasce l'idea della mostra, soprattutto in questa occasione, in questo concerto dei Radiohead? Allora, l'idea della mostra nasce proprio da questa attività, da questo mettere insieme giorno per giorno tutti i resoconti, tutti i diari che ci venivano appunto forniti a fine giornata dai volontari e poi l'incontro appunto con l'associazione e con questo evento ha portato a mettere insieme questa mostra che raccoglie appunto le foto che sono state scattate durante le attività dai ragazzi dell'associazione con in faccia un po' di sole che ci hanno appunto seguito in tutte le attività, in tutte le giornate con queste foto che spesso parlano da sole e dicono anche molto di più di quello che le parole potrebbero dire e potrebbero appunto rappresentare.